Amici e amiche carissime, ben ritrovati, nuova puntata del ciclo di catechesi Vizi e Virtù, puntata ormai pressoché natalizia e con un tema quanto mai adatto, perché l'abbiamo già detto la volta scorsa, parlare della speranza in preparazione al Natale è davvero, a mio avviso, un'ottima preparazione, perché quello che succede in questi giorni è ciò che ci ha ridato speranza e che ci ricorda che c'è sempre speranza, perché da quando il Verbo si è fatto carne ed è sceso ad abitare in mezzo a noi e ci ha donato tutto se stesso, ci mette a disposizione tutto quello di buono e di santo che noi desideriamo da Lui, solo che certamente lo andiamo a prendere e evidentemente facciamo anche ciò che è necessario per riceverlo. Questo basterebbe, ecco, ad avere una vita meravigliosa, stare profondamente rasserenati e tranquilli nel cuore. La volta scorsa abbiamo introdotto la speranza facendo un po' una carrellata biblica, andando a vedere quei passi meravigliosi della Sacra Scrittura che parlano della speranza. Ovviamente non tutti, diciamo che abbiamo fatto un excursus non esaustivo ma esemplificativo, ecco, soprattutto andando a scorrere i salmi che sono quelli che parlano più di ogni altra cosa, ecco, in termini toccanti di questa splendida virtù cardinale. Io questa sera vorrei un pochettino approfondire ulteriormente andando un po' ai due grandi catechismi che sono il Catechismo Maggiore di San Pio X e il Catechismo della Chiesa Cattolica, e cercando anche di fare qualche riferimento a San Tommaso, da cui forse è bene ripartire. Noi siamo partiti la volta scorsa dalla definizione della speranza, che si riscontra appunto nell'atto di speranza che tutti quanti noi, spero, facciamo fedelmente, con amore e con partecipazione, ogni mattina ed ogni sera, perché fa parte delle preghiere del mattino e della sera. San Tommaso d'Aquino, che tratta di questa questione nella seconda seconde della Somma Teologia, appunto dove parla delle virtù in particolare, che forse è la parte più bella, perché sulle virtù veramente San Tommaso fa dei discorsi davvero straordinari. Sulla speranza dice questa bella cosa, ecco, cito dall'articolo sesto della questione 17, appunto della Summa Segunda, della Seconda Seconde, dice queste testuali parole a proposito della distinzione, dice: se la speranza sia una virtù distinta dalle altre virtù teologali. Lui spiega molto bene che una virtù viene detta teologale, così facciamo con un po' di ripasso, per il fatto che ha Dio come oggetto a cui aderisce. Quindi le tre virtù teologali, che sono appunto la fede, la speranza e la carità, che sono quelle che ci vengono infuse con il battesimo e quelle che in nessun modo possiamo darci da solo, quindi non possiamo acquisirle, abbiamo già visto questa in sede introduttoria, perché hanno appunto Dio come oggetto. Ora spiega San Tommaso. Ora, uno può aderire ad un oggetto in due modi. Primo, per l'oggetto medesimo e secondo, per giungere ad altre cose in forza di esso. Ora, la carità fa aderire a Dio per se stesso, come vedremo, la più bella delle virtù, la più grande delle virtù, dice San Paolo nel memorabile inno alla carità. Certamente, quando arriveremo alla carità, come excursus biblico, partiremo da quel capolavoro che è il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi. Quindi, con la carità, noi aderiamo a Dio per noi stessi, unendo a Lui l'anima, attenzione, con l'affetto dell'amore. Capite che già in queste brevi battute qui San Tommaso non sta mica parlando della carità, sta distinguendo la speranza dalla fede e dalla carità. Però pensiamo, no? La carità, l'affetto dell'amore che ci unisce direttamente a Dio. Chi di noi prova affetto profondo verso Dio? Ma sapete, affetto di amore profondo. Cioè, Dio è un fuoco divoratore, dice la Sacra Scrittura. In questi giorni lo vedremo.
In parrocchia stiamo facendo la novena a Natale, tratta da quei brevi ma intensissimi passaggi dei nuovi eccessi di amore di Gesù nell'incarnazione, tratti dal primo volume, ecco, della serva di Dio Luisa Vicarreta del Libro di Cielo. Questa sera è il quinto giorno. Gesù veramente comincia a lamentare fortemente questo suo sentirsi solo, respinto. L'affetto e l'amore, la carità, che se ne pensi comunemente, quando la gente parla di carità, immediatamente o pensa all'elemosina oppure pensa alle opere di carità verso il prossimo. A questo ci siamo ridotti oggi. Ma il primo comandamento dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Quindi con tutto il tuo cuore, quindi anzitutto con affetto d'amore, dice San Tommaso. Meditazione per questi giorni, ma non solo per questi giorni, no? Dice, quindi, ragionamento di San Tommaso lo riprendiamo. Una virtù, quindi una persona può aderire ad un oggetto in due modi, o direttamente, nel senso che ci unisce direttamente a quell'oggetto. Tra le virtù teologali, questo è il compito della carità. Oppure la speranza e la fede ci fanno aderire a Dio come a un principio dal quale derivano dei beni. E quali sono questi beni? Da Dio, infatti, derivano noi la conoscenza della verità. È il conseguimento della beatitudine. Guardate quanto veramente una mente è lucida. Quindi la carità mi unisce a Dio per se stesso attraverso l'affetto dell'amore. Ma Dio è per noi fonte di beni immensi. Quali sono? Punto primo, la verità. E quindi la fede fa aderire l'uomo a Dio, in quanto questo è il principio per conoscere la verità, perché noi crediamo vere le cose che ci sono rivelate da Dio. Ora attenzione, la virtù teologale della fede l'abbiamo già trattata, però non dimentichiamo mai che le verità di fede, repetita iuvant, per noi sono più sicure delle verità matematiche, fisiche, geometriche, chimiche. Non lo dimentichiamo mai. Chi vuole approfondire, insomma, arrivare ad approfondire il passaggio di quando parlavamo della fede sul famoso caso Galileo, quindi la versione corretta del caso Galileo. Perché è chiaro che Galileo aveva ragione per quanto riguarda il suo metodo scientifico e che sulla Luna c'erano le macchie lunari e che quindi era la Terra a girare intorno al Sole e non viceversa. Ma la questione di Galileo, ricordiamo, è quali sono le verità più certe che esistano. Galileo diceva, ma è chiaro, insomma, no? Cioè, dal momento che le verità di fede non sono evidenti, io non posso giungere ad avere una certezza incontrovertibile, perché non le vedo, non le posso dimostrare, invece le mie verità, quelle che dipendono dal metodo che io ho elaborato, sono tutte quante verificabili, sono controllabili, quindi è evidente che si trovano su un gradino superiore, perché possono essere dimostrate e verificate. E qui casca l'asino. Qui casca l'asino. Perché certamente è vero questo, ma la dimostrazione delle verità di fede è l'autorità di Dio, che è molto superiore all'incontrovertibilità dimostrabile attraverso un processo raziocinante oppure attraverso una verifica e una riproduzione di laboratori. Questo è il problema del caso Galilei. Allora, la fede fa aderire all'uomo in quanto principio per conoscere la verità. Ma la speranza ci fa aderire a Dio in quanto Egli è per noi il principio della perfetta bontà. Capite? Dio in quanto buono. E in quanto mediante la speranza contiamo sull'aiuto divino per raggiungere la beatitudine, cioè
La fede ce lo fa conoscere Dio. La speranza, come dire, ci fa tendere a Dio, ce lo fa desiderare. La carità ci unisce a Lui. Qui, già qui in questa vita, in maniera perfettissima in paradiso. Dette proprio in parole semplici. Per questo che la prima puntata della speranza si chiama Le ali della speranza, no? Con le ali noi voliamo. Chi mi darà ali per volare, dice un salmo, no? Sono le ali della speranza. Sono le ali attraverso cui ci libriamo dalla terra e ci liberiamo anche dalla terra, oltre che librarci, e tendiamo al cielo. Vengono in mente le parole dell'inno a Catistos, no? Tale parto ammirando, ci stacchiamo dal mondo e al cielo volgiamo la mente. Qui c'è un passaggio bellissimo della Catistos. Al cielo, in questi giorni di Natale, in questi tempi ancora oscuri, magari uno fosse capace di tenere lo sguardo fisso verso il cielo, il cuore in cielo, il cuore. Dice quel bellissimo canto, andrò a vederla un dì nel cielo, patria mia. Ecco, una persona che ci ha radicata insieme alla virtù della speranza non vede l'ora di partire per il paradiso, avverte che la terra è un luogo di esilio, una valle di lacrime. Dopo questo esilio, la salve regina. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Mostraci dopo questo esilio Gesù. Ma noi ce l'abbiamo il desiderio di vedere Gesù. Ecco, vogliamo sapere quanta speranza ci abbiamo. Ce l'hai tu il desiderio di andare in paradiso? Ce l'hai il desiderio di vedere Gesù? Vuoi vedere se c'è la speranza? Siamo vicini al Natale, adesso non vorrei legare troppo questa catechesi alla contingenza del Natale, perché poi sarà anche ascoltata probabilmente in altri tempi, no? Ma quanto ti stai preparando al Natale? Quanto ci tieni a vivere questi giorni come un rinnovato incontro con il Signore? Quanto ci tieni? E quanto ti stai facendo invece distogliere da altro? Quindi la speranza ci fa aderire nel desiderio a ciò che conosciamo. Attenzione, c'è un altro aspetto molto molto importante, sempre approfondito da San Tommaso d'Aquino, e che non dobbiamo dimenticare, che è l'oggetto, proprio l'oggetto formale della speranza, no? L'abbiamo già visto la volta scorsa, ma sapete, San Tommaso c'ha la grazia, il dono di poterlo identificare, no? Allora, la speranza di cui parliamo, siamo sempre nella stessa questione, all'articolo 2, però, raggiunge Dio stesso perché si fonda sul suo aiuto per conseguire il bene sperato. Vi ricordate, no? Speriamo la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla, cioè l'aiuto che il Signore ci darà. Ora è necessario che l'effetto sia proporzionato alla causa, perciò il bene che propriamente e principalmente dobbiamo sperare da Dio è un bene infinito, proporzionato alla virtù divina che viene al nostro aiuto. Infatti è proprio di una virtù infinita condurre a un bene infinito. Ma questo bene è la vita eterna. Il titolo che daremo alla catechesi di questa sera, il bene dei beni, la vita eterna, che consiste nella fruizione di Dio medesimo. Poiché da Lui non si deve sperare qualcosa che sia al di sotto di Dio medesimo, dal momento che la sua bontà, mediante la quale comunica il bene alle creature, non è inferiore alla sua essenza. Mamma mia! E perciò l'oggetto proprio principale della speranza è la beatitudine eterna. Attenzione però, questa beatitudine eterna, come spiega bene San Tommaso, è un bene arduo. Un bene arduo che significa? Significa che, e qui ci ricorda anche un po' alcune sciocchezze che oggi si sentono dire in giro, cioè che non è che vanno tutti quanti in paradiso, cioè per carità, io non avrei assolutamente nulla in contrario, sarei ben felice
che tutti quanti andassero in paradiso senza niente, ma non funziona così. Perché in paradiso ci vanno solo quelli che compiono le buone opere necessarie per andarci. E per compiere quelle buone opere, anzitutto nel paradiso bisogna crederci. Quindi, per andare in paradiso ci vogliono tutte e tre le virtù teologali, la fede, la speranza e la carità. Ma oggi queste tre virtù in giro si vedono abbastanza languere. E se languiscono queste virtù, siamo così sicuri che vanno tutti in paradiso? Non cominciamo. Adesso vorrei parafrasare una frase di San Giovanni Battista, no? San Giovanni Battista, come dire, metteva le mani avanti e diceva ai farisei: non cominciate a dire abbiamo Abramo per padre, d'accordo? Quindi noi stiamo tranquilli, tanto Abramo è il nostro padre, quindi siamo il popolo eletto. Oggi un mantra, diciamo così, applicabile ai nostri tempi contemporanei, non è abbiamo Abramo per padre, ma è Dio è misericordioso, tanto c'è la misericordia. Quindi che cosa vuol dire? Sì, è vero che tanti non compiono le opere sante, le opere buone necessarie per andare in paradiso, quindi, però c'è la misericordia. San Tommaso non è che è tanto d'accordo, perché il paradiso è un bene arduo, cioè Dio ha aperto le porte del paradiso, ma Dio il paradiso ce lo vuole dare anche come ricompensa delle nostre opere buone, come premio per la nostra fedeltà a Lui, come premio per la nostra lotta contro il peccato, per aver detto di no al peccato, anche quando quello è allettante, è provocante. Cose non dobbiamo dimenticarle. Allora, volevo passare un attimo ad un altro testo che brilla per chiarezza, perché capite, quando si parla di certi argomenti, la cosa importante è anzitutto avere le idee chiare. San Tommaso su questo era proprio puntiglioso. Cioè, già le cose che riguardano il cielo ne sappiamo poche e non sono appunto, come già accennato, così evidenti. Figuriamoci se quelle poche cominciano a essere caratterizzate da un'atmosfera di totale indeterminatezza, fumosità. Per cui di fatto è come se uno non sapesse nulla. Invece bisogna sapere, e poche cose essenziali e averle chiare nella mente, quel poco che si può sapere, ma quello bisogna saperlo in maniera chiara, non in maniera confusa, indistinta. Allora, San Pio X con il suo solito stile, domanda o risposta, dice anzitutto: che cos'è la speranza? Alla speranza è una virtù soprannaturale, risposta, infusa da Dio nell'anima nostra, per la quale desideriamo ed aspettiamo la vita eterna che Dio ha promesso ai suoi servi e gli aiuti necessari per ottenerla. Già qui si vedono alcuni elementi costitutivi, no? Virtù soprannaturale, quindi questa è virtù propria dei battezzati, perché è una virtù infusa da Dio nell'anima nostra. Che cosa succede con la speranza? Si desidera e si attende. Ecco perché la speranza è una virtù adatta all'avvento, perché la speranza è la virtù dell'attesa. Quante attese ci sono nella vita cristiana? Attese ultime, appunto la vita eterna, e le attese prossime. Vogliamo fare un esempio? Molti si chiedono quando finirà tutto questo tempo cupo che stiamo vivendo. Finirà, non è che non durerà per tutta l'eternità questa cosa qui, capite? Il mantra, ecco, fine del mondo, pandemie, cose a destra e a sinistra, che sembra che non se ne esce mai fuori, non è che durerà fino alla fine del mondo, finirà. Ecco, bisogna soltanto vedere quando finirà e come finirà.
Ma finirà. I figli di Dio su questo sono proprio tranquillissimi, perché nella peggiore delle ipotesi finisce quando si compirà la promessa della Madonna. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Bisogna attendere, è certo, bisogna attendere. E nel frattempo bisogna soffrire, è certo, e nel frattempo bisogna soffrire. Ma questa, la vita cristiana è fatta così, purtroppo. In questo mondo non stiamo in paradiso, in questo mondo stiamo nella prova, stiamo nel combattimento. Però la nostra attesa è attesa di qualcosa che è certo, d'accordo? Dio ci libera dalle prove, Dio ci libera dal male, lo diciamo ogni giorno nel Padre nostro. Dio ci darà il paradiso se lavoriamo con pazienza e con amore nel nostro piccolo tutti i giorni per meritarcelo, per ottenerlo. Quindi c'è un desiderio nella speranza, quindi abbiamo visto già, la speranza muove il cuore. Gesù dice nel Vangelo: dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Momenti come questi sono momenti di grande prova, perché prova significa che tu conoscerai quello che c'è nel tuo cuore, che è importantissimo conoscerlo. Dov'è il tuo cuore adesso? Dov'è il tuo tesoro? E noi queste cose dobbiamo chiedercelo, non c'è nessuno che può rispondere a questa domanda al posto nostro. Dov'è il tuo tesoro, figlio mio e figlia mia, che stai ascoltando in diretta o in differita queste cose? Oggi, dov'è il tuo tesoro? E quindi dov'è il tuo cuore? È in cielo? Vivi sulla terra con il cuore già nel cielo? Quindi non vedi l'ora di andare in cielo, pur amando profondamente la vita, anche la vita terrena, perché di vita terrena ce n'abbiamo una. La vita terrena è l'occasione per fare un sacco di belle cose, per dimostrare a Dio il nostro amore, per crescere in santità, per procurarci un elevato grado di gloria in paradiso. Ma noi così viviamo la vita terrena, con questo spirito, se siamo cristiani. Se siamo altro, no, se siamo cristiani la viviamo così. Ma il nostro cuore sta in cielo. Il nostro cuore sta in cielo. Per cui noi siamo, ripeto, amanti della vita, Dio è l'amante della vita, ma la vita terrena per noi non è un assoluto. Nessuno si vuole suicidare e ne può suicidarsi, nessuno non solo si deve suicidare, ma nessuno deve mettere a repentaglio la vita terrena, se non vorrei invadere altri argomenti, anche, come dire, innescando dei processi di suicidio indiretto. Pensiamo al fumo, per esempio, no? Una persona che fuma co come un turco e muore prima del tempo di tumore ai polmoni o di ictus o di malattie legate alla circolazione cardiovascolare, che notoriamente è presa dal fumo. È tutto ok? Va tutto bene? Si presenterà davanti a Dio senza nessun problema? O forse Dio potrebbe dirgli: figlio mio, tu avresti dovuto starci sulla terra un'altra decina d'anni, ma ti sei mezzo suicidato. E magari ti farà anche vedere quelle opere buone che Dio aveva pensato che tu compissi in quegli altri 10 anni e che non hai fatto. Una persona che diventa obesa, obesa del brutto, e lo stesso muore per problemi, per esempio, legati al cuore. Ti hanno ordinato il medico di diventare obeso? No, quindi noi abbiamo una grande custodia e salvaguardia della nostra vita terrena, anche corporale, eh? Anche corporale. Però non è un assoluto, perché l'assoluto è la vita eterna, non la vita terrena. Quindi aspettiamo la vita eterna che Dio ha promesso ai suoi servi. Ai suoi servi è promessa la vita eterna, non a chi suo servo non è, quindi a chi ha scelto di servire altri e gli aiuti necessari per ottenerla. Dio non ci farà mai mancare nessun tipo di aiuto. Cioè, per quale motivo noi dobbiamo sperare, prosegue 893, il paradiso e gli aiuti necessari per conseguirlo? Noi dobbiamo sperare da Dio il paradiso e gli aiuti necessari per conseguirlo. Attenzione, perché Dio, misericordiosissimo,
per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo, lo ha promesso a chi lo serve di cuore. Ed essendo fedelissimo ed onnipotente, mantiene sempre la sua promessa. Vedete, qui tra le righe c'è disegnata una retta idea della misericordia, quindi non quella che va a riempire l'inferno, perché le idee malsane di misericordia servono soltanto ad impinguare l'inferno, come quella che accennavo prima. Dice, ah sì, per andare in paradiso certamente sì, bisogna fare le opere buone, ma tanto se non le faccio Dio è misericordioso e mi ci porta lo stesso. Come dire, c'è libertà di pensiero e nessuno può essere costretto a pensare altro da quello che sceglie di voler pensare. Però c'è anche un pensiero vero, c'è un pensiero falso. Questo pensiero è falso ed è pericoloso. La misericordia il Signore l'ha già messa in atto, perché è misericordia aver aperto le porte del paradiso, perché erano chiuse per noi. Gesù Cristo è morto in croce per questo. È misericordia donarci tutti quanti gli aiuti che sono necessari, le grazie. È misericordia averci lasciato la Chiesa, i sette sacramenti e tutto quello che noi possiamo desiderare per raggiungere l'obiettivo. È fedele il Signore, per cui se ci ha promesso il paradiso, purché lo serviamo come possiamo, con tutto noi stessi, con amore e con fedeltà, la promessa la manterrà. E allora il catechismo va avanti, dice, ma quali sono le condizioni per andare in paradiso? Voglio andare in paradiso. Allora, le condizioni necessarie per ottenere il paradiso sono tre, secondo il catechismo di San Pio X. Uno, la grazia di Dio, secondo l'esercizio delle buone opere, e terzo, la perseveranza nel santo amore di Lui fino alla morte. C'è anche questa. La grazia di Dio. Volendo fare un riferimento contingente, posso rimandare anche all'omelia che ho fatto alla messa di oggi, che si intitola Quando Dio è con noi. Oggi, novena di Natale, la liturgia presenta il brano dell'Annunciazione. La Madonna gli viene detto: il Signore è con te. Ma guardate che Dio è intelligente, eh? Quando gli viene detto il Signore è con te? Ave piena di grazia! Il Signore è con te, cioè siccome tu sei piena di grazia, e che tu sei piena di grazia, certamente anzitutto è grazia, perché la Madonna, le grazie noi tutte quante le riceviamo, attenzione però, ma le grazie ricevute vanno custodite e impiegate. Pensiamo alle parabole dei talenti, della mina, ma pensiamo anche al peccato originale. La Madonna non era nulla diversa da quello che sono stati Adamo ed Eva creati da Dio. Qual è la differenza fondamentale? È che Adamo ed Eva la grazia di Dio non l'hanno custodita, l'hanno persa. La Madonna no. La Madonna l'ha custodita e l'ha trafficata al massimo livello possibile in tutti i giorni della sua vita. Per questo il Signore è con te. Ha la grazia di Dio. La prima cosa che conta, figlioli miei cari, e questo se lo dovrebbero ricordare un bel po' di cattolici, diciamo così, battezzati, che esistono ancora tanti, ma non stai in grazia di Dio se non preghi e non frequenti i sacramenti. Non basta, come pensa qualcuno, ogni tanto mi dico la preghiera a casa mia. Questo lo dico, insomma, perché sono i classici discorsi. Voi mi perdonerete, insomma, no? Da parroco, perché un parroco se le sente dire fino alla nausea queste frasi qui, no? Da parte di persone che frequentano poco, ti incontrano per strada, oppure li vai a visitare la casa, quando vai a benedire la casa, dici, ah, mio padre, lei non mi vede, non si preoccupi, sono credente, eh. Ah, io sono credente, io prego dentro casa, ogni tanto vado pure in chiesa ad accendere qualche candela. Non gli passa neanche per la preanticamera del cervello che questo non è sufficiente. Attenzione che questa scalata, la grazia di Dio, le buone opere, la perseveranza finale, sono, come dire, in ordine non soltanto logico, ma anche, oserei dire, ontologico e cronologico. Cioè se tu non stai in grazia di Dio, tu le buone opere non le compi.
San Tommaso d'Aquino ha spiegato benissimo questo prima di lui, già Sant'Agostino nella polemica contro i donatisti e contro i pelagiani, il primato della grazia. Se tu non stai in grazia di Dio, tu le buone opere non le compi e se anche fai qualcosa di buono, quello non merita la vita eterna. Perché meritano la vita eterna soltanto le opere compiute, stando in grazia, quindi in forza della grazia santificante, animate dalle virtù teologali e cardinali, altrimenti no. Meritano beni temporali, dice San Tommaso, le opere buone compiute senza la grazia e per fini umani, e il Signore te le ricompensa tutte, eh? Per carità, te li dà i beni temporali per le buone opere umane compiute. E le grazie temporali, ma non il paradiso. Stare in grazia di Dio, la cosa principale da fare anche in questi tempi, cioè, qual è la cosa principale da fare per difendersi da ogni male? Andare a cercare rimedi umani? Rivolgersi a chi ci possa liberare dal male a livello umano? Tutto qui? Solo questo? Io non dico che si debba escludere anche questo, perché per carità, le problematiche umane che si possono intercettare con mezzi umani, se a una persona gli viene un tumore, non è che può semplicemente farsi la comunione tutti i giorni e recitare tante preghiere. Dovrà andarsi a far curare, per carità, ma anche dovendosi andare a far curare, lo stare in grazia di Dio e la preghiera rimane sempre la prima cosa. Per Perché il male non ci prenda o perché dal male ne usciamo, la prima cosa da fare è sempre stare in grazia di Dio, se ci crediamo. Non vuol dire, ripeto, che non si debba fare altro. La salvaguardia della salute è un nostro compito. Tenere il nostro organismo in buono stato. Non esporlo a comportamenti nocivi di tutti quanti i tipi. Perché no? Rafforzare come possiamo le nostre difese immunitarie. Noi abbiamo un grande organismo creato da Domine Dio. E nella natura stessa ci sono un sacco di sostanze note, tra l'altro neanche farmaci, quindi assolutamente assumibili senza controindicazione, che potenziano il patrimonio, diciamo così, buono e difensivo che già il Signore ci ha donato. Certamente, poi se ci ammaliamo ci dobbiamo pure curare. Carità. Ma la prima cosa è la grazia di Dio anche per le vicissitudini temporali. Non ha Gesù detto nell'Evangelo: guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, eppure il Padre vostro li alimenta. Dice, non contate voi più di loro. Cioè, farà morire di fame il nostro Signore un suo servo fedele? Lo fa morire di fame. Non gli provvederà il cibo necessario. Ma insomma, esiste Dio o non esiste? Ma non hanno tanti santi dimostrato che la provvidenza esiste? È chiaro che la provvidenza non va tentata, non va sfidata. Ordinariamente noi dobbiamo lavorare per procurarci il necessario per vivere. Questo è ovvio, non è che posso mettere a pregare in ginocchio e aspettare che cala oggi la manna dal cielo, perché la manna dal cielo oggi il Signore non la manda, l'ha mandata quando gli Israeliti stavano nel deserto perché era necessario, perché lì stavano appunto nel deserto. Ma finito il tempo del deserto, la manna è finita, ok? Però in caso di necessità, ma ti pare che Dio ti lascia morire di fame? Punto interrogativo.
Esercizio delle buone opere è la perseveranza nel santo amore di Lui fino alla morte. La perseveranza. Padre Pio chiedeva tutti i giorni la virtù della perseveranza. Il Concilio di Trento ha affermato che la perseveranza finale è una grazia che il Signore concede, che noi dobbiamo chiedere umilmente. Nessuno di noi pensi che rimarrà fedele senza nessun problema fino alla fine. Perché io da prete ve lo posso attestare, adesso comincio, non sono ancora tanti, a volte mi preoccupo un po' perché gli anni passano, io mi sento sempre un ragazzino, però sono arrivato a mezzo del cammin di nostra vita. Ma ci devo pensare che ho 50 anni, insomma, nel senso che... Però dai 50 anni, di cui... I 17 più belli della mia vita sono stati spesi appunto nel ministero sacerdotale, anni assolutamente incomparabilmente meravigliosi. Io ogni volta che un giovanotto, perdonatemi questa digressione, mi prospetta il sospetto che possa avere qualche vocazione, gli dico: guarda, fai tutte quante le verifiche di discernimento, con calma necessaria, con gli strumenti adeguati, col padre spirituale, col vescovo, l'attività della chiesa. Dico, ma se questo fosse, ricordati che dono più grande di questo il Signore non te lo può, non lo potrebbe fare, non esiste niente di più grande, almeno per quanto mi riguarda. Essere battezzato ed essere sacerdote, poter celebrare la messa, toccare l'Eucaristia, vivere di Lui e per Lui. Non c'è niente di più bello, niente di più grande, niente di più meraviglioso. Allora, che cosa succede? Quando comincia ad essere qualche annetto, che cosa succede, figlioli miei cari? Già con qualche annetto si cominciano a vedere tra le anime che il Signore ci ha messo nel nostro cammino, no? Chi ha perseverato nel cammino e chi si è perso durante il cammino. Ci sono le perdite, gli smarrimenti, ahimè, brutti, totali, quindi le persone che veramente si sono allontanate del tutto. E ci sono le perdite parziali, le persone che non si sono allontanate del tutto, ma che sono passate da uno stile di vita abbracciato in un certo momento, certamente sulle ali della conversione, dell'entusiasmo, uno stile di vita impegnato anche, con un discreto afflato verso la santità. Quanto dura? Un anno? 2 anni? Tre? Quattro? Perché poi le bordate arrivano. La vita alle bordate te le mette davanti. E c'è proprio il logorio del tempo. Pensate a una persona che si mette in testa, per esempio, di fare il digiuno il mercoledì e il venerdì. Farlo per una settimana, se può fare. Per due pure, va bene, facciamo pure per tre. Un mese, dai, esageriamo, un anno. Ma sei capace a fare digiuno a pane e acqua a tempo determinato fino al termine della tua vita? Tempo indeterminato. Questo ce ne vuole un po'. Vi assicuro che non è facile. La perseveranza. Quanta gente io ho conosciuto, ma quanta! D'accordo. Che partita che sembrava che dovesse diventare santa con una settimana è andata avanti per un po' e poi stop. Ripeto, prima ci si ferma, poi si comincia a tornare indietro, poi bisogna vedere fino a che punto si torna indietro. Cioè se ci si limita alla tepidezza, se si torna a essere, come dire, con i caldi nei freddi, come diceva Gesù, o addirittura se ci si allontana proprio del tutto. La perseveranza. Come si perde la speranza? La speranza si perde ogni qualvolta si perde la fede, dice il Catechismo di San Pio X, e in particolare per i peccati di disperazione e di presunzione, che poi li vedremo. Sono due peccati che possono diventare, tra l'altro, peccati contro lo Spirito Santo. La presunzione di salvarsi senza meriti e la disperazione della salvezza, ne possiamo già accennare, no? Capiamo subito che sono
La disperazione della salvezza è proprio il peccato formalmente contrario alla speranza, cioè pensare io non mi salverò mai. Troppo grande è il mio peccato per avere il perdono, il peccato di Caino, il peccato di Giuda. Oppure, no, 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 io non ce la farò mai ad andare in paradiso. Questo non è vero. Perché è una bestemmia contro Dio. Dio ci vuole portare in paradiso, ce l'ha aperte le porte del paradiso. È chiaro che noi ci dobbiamo mettere del nostro, ma Dio, se noi lo desideriamo, ci lavoriamo, ci aiuterà. Non dobbiamo mai dubitare di questo. Se siamo caduti e siamo pentiti, ci perdonerà. Non dobbiamo dubitare di questo. Però oggi è assai più diffuso l'altro peccato contro la speranza, che è la presunzione di salvarsi senza meriti, quello di cui già ho accennato precedentemente. La presunzione di salvarsi senza meriti. Dio le opere buone ce le chiede. In paradiso, ricordiamo il Vangelo, non si entra senza l'abito nuziale. Ricordiamo la parabola di quello che entra al banchetto di nozze senza abito nuziale, e il padrone va a dire: senti un po', ma te chi ti ha fatto entrare qua dentro? Chi ti ha fatto entrare qua dentro? Chi ti ha fatto entrare qua dentro? Dov'è l'abito nuziale? E che cos'è l'abito nuziale? Libro dell'Apocalisse. San Giovanni vede tutti quelli vestiti di bianco davanti al trono dell'agnello, dice: ma chi sono? Che cosa sono queste vesti bianche? Le opere bianche sono le opere, le vesti bianche, scusate, sto un po' incartandomi, le vesti bianche sono le opere giuste dei santi. Quindi senza la veste bianca, quella che ci è stata consegnata nel battesimo, in paradiso non si entra. È inutile a dire misericordia, misericordia, misericordia. La misericordia già c'è. Perché il fatto che il paradiso ci sia, se Gesù Cristo non fosse venuto sulla terra, non fosse morto in croce, in paradiso non c'entrava nessuno, eh. Ho ricevuto una mail qualche giorno fa, dice: ma se Cristo non fosse morto, in paradiso non ci andava nessuno. Ma certo che no. Domanda facilissimo risponderla. Cioè, il compimento oggettivo della redenzione, quindi la passione, la morte di croce di Gesù e la sua risurrezione, sono la condizione indispensabile per entrare in paradiso. Ma ti sembra poca misericordia? Perché le porte del cielo, dopo il peccato originale, erano chiuse e nessuno poteva aprirle se non il Figlio di Dio fatto uomo. E esattamente nel modo con cui l'ha riaperta, insomma, mi sembra abbastanza misericordia, insomma, questa qui, o no? C'è anche la misericordia che dice: io non ce la faccio, cioè, il Signore ti dà tutte quante le grazie di cui c'hai bisogno, basta che te le vai a prendere. Perché per fare il pieno di grazia, di questa sera, ci vogliono due cose: la preghiera e i sacramenti, tutte e due, e fatti bene tutti e due. Ma con questi due la grazia ce l'hai, e se la grazia ce l'hai, farai le opere buone. Se farai le opere buone, per le sue promesse, Dio ti darà il paradiso. Questa è la dinamica della speranza corretta. Quindi, mi raccomando, non facciamoci. Oggi c'è una moda, ma questa è una moda che dura da un bel po', del riformulare in maniera pressappochistica, qualunquistica e a volte molto pericolosa, le essenziali verità di fede. Operazione pericolosissima, ecco, perché noi la fede e le verità di fede le riceviamo, ci precedono. Sono oggettive, non sono manipolabili a nostro piacimento, in base a quello che a noi ci piace o non ci piace, condividiamo o non condividiamo, ci interessa o non ci interessa. Non si può. Bene, detto questo, volevo anche adesso fare uno scorso al Catechismo della Chiesa Cattolica, che dice delle cose bellissime sulla speranza. Numero 1, cito: la virtù della speranza risponde all'aspirazione alla felicità che Dio ha posto nel cuore di ogni uomo. Questo è il numero 1818.
Essa assume le attese che ispirano le attività degli uomini, le purifica per ordinare al regno dei cieli, salvaguardia dallo scoraggiamento, sostiene in tutti i momenti di abbandono, dilata il cuore nell'attesa della beatitudine eterna, lo slancio della speranza preserva dall'egoismo e conduce alla gioia della carità. Attenzione a queste espressioni, le commentiamo. Risponde all'aspirazione della felicità. La felicità si trova in Dio, figlioli miei cari, nella vita di comunione con Lui. E sarà compiuta in paradiso perché beatitudine vuol dire pienezza di felicità. San Paolo dice quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo. Queste Dio ha preparato per coloro che le amano. Noi non possiamo neanche lontanamente immaginare la felicità del paradiso, se non attraverso qualche fenomenale rivelazione che il Signore ci ha lasciato e che ci fa concepire almeno qualche piccola idea. È la speranza che ci permette di andare a cercare la felicità lì dove si trova. La felicità non si trova nei piaceri, amici miei. Non si trova nel fare sesso sfrenato, con tutti dovunque e comunque. Scusatemi il linguaggio abbastanza esplicito. Non si trova nell'avere una montagna di soldi con cui toglierti tutti quanti gli sfizi possibili e immaginabili. Non si trova lì. Non si trova nel comandare sul prossimo, ecco, nell'avere il potere. Tutti quelli che hanno il potere, e questo vale per tutti, sia i poteri civili che i poteri religiosi, devono stare molto attenti, perché l'esercizio malsano del potere, peggio ancora l'abuso del potere, l'angariare in maniera gratuita o infondata i sudditi, bene, buon divertimento fino a quando il Signore ti concede davvero il potere in questo mondo, ma tu pensi di farla franca poi? Tu pensi che il nostro Signore non ti chiederà conto di quello che hai fatto, cioè chi si trova in alto, io spero che lo faccia. Io ringrazio il Signore che non mi ci ha messo e spero che non mi ci metta. Io tremerei se mi trovassi a dover prendere decisioni importanti per il prossimo. Grazie a Dio sto in una parrocchietta microscopica di un paesino sperduto, quindi non mi trovo a dover prendere, ma anche proprio nel piccolo già si sperimenta qualcosa, no? Quindi il potere non è la felicità. Il potere è un carico enorme per chi lo vive evangelicamente, che fa necessariamente. Impone necessariamente di aumentare i tempi di preghiera, come faceva il buon Salomone. Concedimi la facoltà di ben governare il tuo popolo. E questo non si farà imponendo al mio popolo i miei modi di pensare, le mie idee. Io quanto non mi piace a me sentire dire, guardate, per carità di Dio, adesso ci sta questa moda e si parla della Chiesa in riferimento al Papa di turno. Questo, fin da quando la Chiesa di Giovanni Paolo II, la Chiesa di Benedetto, la Chiesa di Francesco. Io quando sento queste cose, ma a me mi viene la pelle d'oca. La Chiesa è di nostro Signore Gesù Cristo, eh? Non è di nessuno. Chi rappresenta in grado sommo nostro Signore Gesù Cristo, cioè il capo della Chiesa Cattolica, il suo vicario in terra e il successore di Pietro, porta sulle spalle un fardello che io non gli vorrei essere manco camicia. Preghiamo per lui, ma certamente non porta la responsabilità di creare una chiesa a propria immagine e somiglianza, eh? Come i vescovi ce lo dicono sempre noi parroci, tu non devi andare in parrocchia
e crearti una parrocchia a tua immagine e somiglianza. Tu devi mettersi al servizio del popolo di Dio e come dire, far crescere in quella parrocchia la Chiesa, il cristianesimo, non le tue idee, le tue posizioni e le tue cose. Se vale per un parroco, figuriamoci per un vescovo, se vale per un vescovo, figuriamoci per un papa. I personalismi, non hanno niente a che fare con la visione cattolica della Chiesa. Certamente che la grazia del Signore passa attraverso anche le singole persone, le proprie dotazioni peculiari che hanno, no? Per carità, questo certamente, ma non fino al punto di arrivare a dire la Chiesa di. La Chiesa di tollera come predicato del di soltanto Cristo. E basta, perché è sua la Chiesa, non è nostra, di nessuno. Quindi la speranza come risposta all'aspirazione della felicità, perché te la fa cercare lì dove si trova, non negli idoli di questo mondo, non in questo mondo, non nei piaceri della vita, non nei beni, non nell'onore, non nel rispetto del prossimo, zero. Si trova in Dio solo. Ancora, salvaguarda dallo scoraggiamento. Quante persone sono scoraggiate? Spera nel Signore, sii forte. Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore, spera nel Signore. Dice quel bellissimo salmo, no? Lo scoraggiamento. Se siamo scoraggiati, figlioli miei cari, è perché la virtù della speranza è piccina in noi. Certo, abbiamo bisogno ogni tanto di qualcuno che ci rivolga una parola di incoraggiamento, di speranza. Pregate se credete, insomma, per me, perché un ministro di Dio deve essere anzitutto un uomo di speranza. Guai a noi se non infondiamo una grandissima speranza in chiunque ci incontra, ci contatta. Speranza viene dal Signore, noi siamo uomini di Dio, d'accordo? Per cui c'è sempre speranza. Come disse il buon Aragorn nella saga di Tolkien, c'è sempre speranza. E niente scoraggiamento, noi non ci scoraggiamo mai per nessun motivo, perché Dio è fedele alle sue promesse, perché comanda Lui, non comandano i potenti della terra, né tantomeno i potenti dell'inferno, anche se tutti quanti ci provano a fare i comandanti, ecco, ma chi comanda è un altro, e quegli altri fanno i loro teatrini nella misura e fino a quando il Signore glielo concede e poi non dice punto e basta, come ha sempre fatto nel corso della storia. Ancora sostiene in tutti i momenti di abbandono. Sostiene in tutti i momenti di abbandono il nostro sostegno. La speranza, guai a chi pensa Dio mi ha abbandonato. Ai 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 ai, Dio non abbandona mai nessuno. Questa è la speranza, ce lo conferma nel cuore. Siamo noi che abbandoniamo Dio, ma Lui non abbandona noi. Qui gli abbandonatori sono gli uomini. Siamo noi. Siamo noi, non Lui. Lui non abbandona mai nessuno. Gesù ha sentito in sé l'abbandono del Padre, proprio perché nessuno si sentisse mai abbandonato da Dio. Nessuno, a nessuno è lecito sentire questa cosa qui. Chiunque provi sentimenti di abbandono sappia che sta sotto l'influsso diretto, proprio e formale del diavolo. Perché non c'è niente di più falso, Dio non abbandona mai. Dio non abbandona mai i suoi figli, nemmeno i più cattivi, fino alla fine. Fino alla fine. Poi se una persona
vuole morire in stato di dannazione e vuole sottoscrivere la sua condanna a morte eterna, lì si ferma anche il nostro Signore per rispetto della nostra libertà, ovviamente, no? Ancora dilata il cuore nell'attesa della beatitudine eterna. Dilata il cuore nell'attesa della beatitudine eterna. Ho già detto, figlioli miei cari, cioè, noi dobbiamo, credo di averlo già detto nella scorsa puntata, però ripetita Iuvant, noi dobbiamo metterci così davanti al Signore. Signore mio, la vita terrena è un dono che tu mi hai dato. Per che cosa? Per compiere la tua volontà, per adempiere la missione che tu vuoi che io svolga sulla terra. Per darti gloria, per moltiplicare tutte le opere buone possibili e immaginabili che tu mi concederai di compiere. Fino a quando, Signore? Fino a quando tu vorrai? Mi chiamerai questa notte? Volesse il cielo, magari. Magari mi chiami tra 60 anni perché vuoi che compia tante opere per te? E se mi chiami da 60 anni va bene così, ma il dilazionare il momento di sorella morte per un figlio di Dio, per carità, se è volontà di Dio, si accetta. Ma non è di per sé una fonte di grandissima gioia, perché noi non vediamo l'ora di andare in paradiso. Io c'ho il mio migliore amico, certamente, che si è fatto una prova non indifferente, insomma, per avere un'anticipazione sui tempi, ma quello è andato in paradiso a 23 anni. Meno della metà degli anni miei, beato a lui. E lo slancio della speranza, infine, preserva dall'egoismo e conduce alla gioia della carità. Ci fermiamo qui la prossima volta, se Dio vuole, concluderemo il capitolo sulla speranza, però. Lo faremo già a Natale inoltrato, nel giorno della festa di San Giovanni Evangelista, il 27 dicembre, uno dei giorni veramente belli. San Giovanni Evangelista, un grande cantore della speranza e un grande innamorato del Signore. Quindi, alla prossima, figlioli miei cari, buona speranza a tutti. Ecco, un santissimo Natale, ecco, per chi sta ascoltando la diretta, ascolterà questa catechesi in questi giorni, chi l'ascolterà in un momento differente, perdoni, ecco, questi riferimenti alle occorrenze contingenti. Noi viviamo col sorriso sulle labbra, noi viviamo con la gioia nel cuore, questo non ce la toglie nessuno, le cose che stanno intorno a noi non ci fanno né caldo né freddo, proprio né caldo né freddo. Da un punto di vista di gioia e di crescita in tutto ciò che è bello e santo. Bene, ci vediamo se Dio vuole alla prossima. Amici miei, che Dio vi benedica sempre e che la Santa e Beatissima Vergine vi protegga di nuovo. Un santo Natale a tutti.